Cari amici di Antena Sud, buona domenica e ben ritrovati a una nuova puntata della trasmissione religiosa Il Verbo e la Parola. In onda su Antena Sud tutte le domeniche mattina per approfondire il Vangelo. Vangelo che abbiamo appena ascoltato dalla Messa, trasmessa in diretta dalla Basilica di San Nicola di Bari. Oggi domenica 3 aprile, quarta del tempo quaresimale. E il colore liturgico non è più il, il viola come le tre domeniche precedenti e come sarà domenica prossima, ultima domenica di Quaresima, ma un rosa violaceo. Perché questa domenica appunto si chiama in termini ehm, tecnici la domenica del gaudete, cioè della gioia. Come è possibile una gioia nel periodo quaresimale? Per cui il colore diventa un po' più chiaro, da viola diventa appunto rosa. Beh, perché la gioia eh, fa parte comunque della dell'attesa, perché ciò che noi attendiamo è la risurrezione di Gesù Cristo e questa risurrezione non riguarda soltanto Lui, naturalmente, riguarda tutti quanti noi, da cui il termine Vangelo, cioè la buona notizia. La buona notizia è che l'uomo non muore con la morte, ma vive in eterno appunto con il, il nostro Creatore, quindi con Dio. È proprio il tema di oggi, preso dal passo di Giovanni, dove Gesù... Fa quella importantissima guarigione del cieco nato e che appunto viene interrogato dai suoi parenti, dai suoi amici e dice: Com'è possibile che questo quest uomo possa addirittura dar la vista a un cieco nato? Ma Gesù gioca spesso con questi tipi di miracoli proprio non per il miracolo in sé, non ha nulla di sensazionale lui che è Dio, può qualsiasi cosa, ma per dire a noi un fatto ancora più profondo, e cioè dice lui proprio questa frase e dice e beati quelli che pur che dicono di vedere non vedranno e quelli invece che non vedono a un certo punto vedranno. Che vuol dire questa frase di Gesù? Vuol dire che quanti si ritengono eh, capaci di vedere, in realtà non è che comprendano in profondo la realtà, non vedono i fatti come stanno. Quanti invece dicono di essere ciechi, appunto, hanno bisogno del miracolo per la vista e questo aiuta l'uomo a comprendere per davvero il profondo della realtà. Conclude infatti con questa frase. Se foste ciechi non, aveste, non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E per approfondire questo aspetto del Vangelo molto delicato, lasciamo la Chiesa di San Giacomo. Nel Borgo Antico e ci richiamo in Arcivescovado a pochi passi da qui per incontrare Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo della Diocesi di Bari Bitonto e Presidente dei Vescovi Pugliesi. Adoro volte, la E anche questa domenica siamo nella cappella privata di Sua Eccellenza Monsignor Cacucci, a cui vanno i nostri ringraziamenti e un augurio di buona domenica. Buona domenica letare, così si chiamava prima, questo termine latino che è un invito alla letizia, alla gioia. Il colore è un colore rosa perché indica l'attenuazione, per così dire, della penitenza quaresimale e dei rigori della penitenza quaresimale che dovremmo accettare con la gioia interiore. E un saluto anche agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Domenico Romanazzi di Bari, che come ormai da due anni e più probabilmente ci aiutano a scandagliare, a domandare all'arcivescovo le questioni più importanti del Vangelo, ecco la prima domanda la fa proprio Chiara. Pare Francesco, in questa quarta domenica di Quaresima il colore liturgico è il rosa e non il viola. Perché? Vedi Chiara. La liturgia parla attraverso eh, anche i colori. Il tempo della Quaresima, abbiamo detto, è un tempo di penitenza e il colore violaceo indica la penitenza. Indica il tempo eh, della purificazione del cuore. Però eh, ci dice anche la liturgia che la penitenza e la purificazione non sono in contrasto con la gioia, ma l'impegno per le buone opere e l'impegno di preparazione alla Pasqua, il cammino anche verso la passione e la croce, non impedisce di avere un cuore colmo di letizia. Per questo il colore rosa del tempo di Quaresima e della quarta domenica di Quaresima si accompagna anche con i fiori che devono ornare l'altare. Tutto questo è, è, ha un valore pedagogico molto bello, molto grande, perché la chiesa è madre e come accade ad una madre, come accade ad una maestra, come accade ad un insegnante ad un professore, ad una professoressa. Quando si chiede un impegno particolare, questo impegno deve essere vissuto con serenità e con gioia, non deve essere solo un peso. Questo vale sempre nella vita. E come può essere vissuto gioiosamente se noi tutto quanto, quello che viviamo lo viviamo sostanziato di amore? Soltanto se noi vogliamo bene al Signore, soltanto se noi accogliamo la Sua parola, se noi siamo certi che il Suo amore si riversa in noi, allora anche l'impegno quaresimale che diventa e dovrebbe essere un impegno legato a qualche sacrificio, per esempio al fatto di non mangiare carne il venerdì, ma come fatto simbolico, perché può darsi che per qualcuno non è un sacrificio e l'accettazione di quei piccoli sacrifici che dovrebbero aiutarci a vivere bene questo tempo, tutto questo deve essere condotto dall'amore. Allora il rosa dei colori e il rosa dei paramenti del sacerdote in questa domenica ci dice che ogni dono che noi facciamo è un dono fatto con gioia, sei colmo di amore. La seconda domanda, Francesco Eccellenza, nel Vangelo odierno si parla del miracolo di Gesù al cieco nato. Quest'ultimo recupera la vista, però comunque viene perseguitato dai giudei che addirittura volevano cacciarlo dalla sinagoga. Perché? Perché esiste il simbolo della luce che è l'altro simbolo fondamentale che accompagna il tempo della Quaresima. Il primo simbolo è quello dell'acqua, dell'acqua che Gesù chiede alla Samaritana e dell'acqua viva che Gesù concede a questa donna per indicare anche la purificazione della sua vita. Qui invece l'altro simbolo è quello della luce. Si dice che Gesù passando vide quel cieco nato. A differenza di altre circostanze, quando è il cieco che va incontro a Gesù e chiede figlio di Davide, fa che io veda, qui invece no. È Gesù che va incontro al cieco, quasi ad indicarci che noi brancoliamo nel buio, nell'oscurità. È Gesù che viene incontro a noi in questa domenica e ci dà la sua luce, la luce della sua parola, la luce dell'Eucaristia, la luce del suo amore. La luce è anche il simbolo che accompagnerà tutto il Vangelo di Giovanni per indicare che la luce è la luce della grazia, dell'amore di Dio e le tenebre sono il simbolo del peccato. Questo contrasto tra la luce e le tenebre oggi si ritrova in questo episodio del cieco nato. Gesù guarisce questo cieco nato. Lo guarisce perché vuole che riacquisti la vista e aiuti anche gli altri a credere in lui. Tant'è che poi quest'uomo troverà da parte dei suoi parenti. Contrasto, lo troverà da parte anche dei capi, dei sacerdoti. E lui invece attraverso la guarigione degli occhi trova la guarigione del cuore, andrà da Gesù e dirà: Io credo. Quando oggi noi professeremo la fede nel credo, Dobbiamo pensare alla consegna del credo che veniva dato ai catecumeni, a coloro che si preparavano al battesimo, perché il tempo della Quaresima è un tempo di preparazione al battesimo. E come il simbolo dell'acqua è un simbolo battesimale, lo stesso il simbolo della luce è un simbolo battesimale. Nella veglia pasquale è il simbolo di Gesù risorto. Il cielo pasquale viene acceso nella chiesa buia. E si dice che la luce di Gesù spazi le tenebre della nostra vita, del nostro peccato. Quindi è la vita che vince sulla morte, è la luce che vince sulle tenebre. Al piccolo che viene battezzato, a chiunque anche adulto che viene battezzato, viene consegnata una candela accesa e si dice fiamma che sempre devi alimentare. È la fiamma della luce della fede e della luce della vita. Terza ed ultima domanda, Luca: Monsignore, sul finire del Vangelo, Gesù afferma: Io sono venuto in questo mondo perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che nell'episodio del cieco, e della guarigione del cieco che abbiamo ascoltato, c'è proprio questo contrasto. Coloro che credevano di vedere i parenti, i capi del popolo, i sacerdoti, sono in contrasto con Gesù, fanno tante domande. Dico tu sei nato nei tuoi peccati perché attribuivano anche la cecità ai peccati di quest'uomo. E Gesù invece vuole sottolineare che i veri ciechi sono coloro che non credono in Lui, sono coloro che chiudono gli occhi di fronte a questo miracolo, a questo segno della sua potenza, della potenza del Figlio di Dio incarnato. È proprio vero che ci sono delle persone che hanno la vista fisica ma non hanno la capacità di vedere con gli occhi del cuore. La fede è sempre il segno di questa luce e il non vivere illuminati dalla fede significa vivere le tenebre. Noi ancora in questa domenica di Quaresima siamo invitati a farci illuminare da Gesù dalla sua parola. I battezzati lo sapete venivano chiamati gli illuminati. Il cammino verso la Pasqua deve essere un cammino di luce. Il chiedere al Signore di illuminare la nostra vita significa chiedere il perdono dei peccati. Quando noi andiamo a confessarci, riceviamo la luce di Cristo che illumina il nostro cuore e spazza le tenebre del peccato. Grazie eccellenza per averci dato anche questa domenica la possibilità di comprendere meglio il Vangelo e, se vogliamo, anche di vivere con più comprensione il, il, il tempo quaresimale. Ci vediamo domenica prossima. Arrivederci alla quinta domenica di Quaresima. E la trasmissione continua con la rubrica La prossima settimana accadde. E siamo alla seconda parte della trasmissione con la rubrica La prossima settimana accadde. Il 7 aprile del 30 d.C., secondo la tradizione, Gesù risorge dai morti. E risorge dei morti quindi vuol dire che siamo al giorno di Pasqua e c'è un documento, al di là dei Vangeli, al di là della fede, della testimonianza di tanti santi, dei padri della Chiesa, della risurrezione di Gesù che oggi la scienza studia con grande attenzione ed è la Sacra Sindone conservata a Torino. Beh, su questo lenzuolo, come è noto, appare l'immagine frontale e dorsale di un uomo. E ad oggi la scienza, siamo nel 2011 è incapace di dire che cosa forma questa immagine. Quindi vuol dire che probabilmente questa immagine è stata prodotta da un evento soprannaturale, che senza fare come dire, sforzi di logica possiamo immaginare sia proprio il risultato della risurrezione. Ma il mistero della sindone non è soltanto nell'immagine misteriosa, ma addirittura nelle presenze delle tracce di sangue. Che come dovreste sapere è di tipo AB. È un sangue molto raro, ha soltanto il 5% della popolazione mondiale, lo stesso sangue di tutti i miracoli eucaristici del mondo, una coincidenza impressionante, ma soprattutto le quasi mille macchie di sangue presente sulla Sindone, molte invisibili anche ad occhio nudo, sono tutte senza effrazioni. Che vuol dire? Vuol dire per i medici legali che l'uomo che è stato avvolto in quel lenzuolo funebre, appunto la sindone, a un certo punto è scomparso, perché se qualcuno avesse tentato di alzare il telo per sottrarre il corpo, le macchie, il decalco di sangue delle ferite sul telo avrebbero... Uh, come dire, documentato le strinature, cioè le frazioni, gli strappi, diremmo noi, per essere più chiari. Tutto questo conduce come dire, al mistero per eccellenza, per cui veramente la Sacra Sindone oggi come oggi rimane, come dice anche Giovanni Paolo II, un testimone muto, ma nello stesso tempo sorprendentemente eloquente, della risurrezione di Gesù Cristo. Adoro il santo della settimana. Il 5 aprile la Chiesa ricorda e festeggia San Vincenzo Ferrer. Nasce a Valencia, in Spagna, il 23 gennaio 1350 e muore a Vann, sempre in Francia, il 5 aprile 1419. Vincenzo è stato un sacerdote dell'ordine dei frati predicatori e si adoperò. Particolarmente per la composizione dello scisma d'Occidente. Di nobile famiglia, Vincenzo studiò filosofia e a 17 anni entrò tra i domenicani. Percorse l'Europa occidentale evangelizzando chiunque incontrasse, convertendo i catari e i valdesi e cercando di porre fine alla guerra dei cent'anni. Benedetto XIII, da non confondere con l'antipapa, eh, che non è appunto il Papa di Gravina, lo scelse come suo confessore personale e consigliere e lo nominò penitenziere apostolico. Però Vincenzo, per umiltà, rifiutò la nomina cardinale che il pontefice gli aveva offerto. È stato proclamato santo da Papa Callisto III nel 1455. E adesso passiamo alla consueta frase giornaliera. Il male viene fatto senza sforzo, cioè naturalmente, e si dice che opera del fatto. Il bene invece è sempre il prodotto dell'arte. E con questo è veramente tutto. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre su Antena Sud, alla stessa ora, per una nuova puntata della trasmissione Il Verbo e la Parola. Buona domenica.